Perché l'evasione fiscale sfacciata è una piaga, essendo figlio di contadini operai ed avendo fatto io il contadino operaio, non avendo mai evaso una lira in vita mia, due contenziosi col Ministero delle Finanze vinti entrambi, avevo ragione su entrambi, non ho mai avuto un problema. Ho una forma di disprezzo per l'evasore fiscale. Però so anche due cose. Il grosso dell'evasione fiscale in Italia è fatto da persone che hanno redditi bassi. Voi dite no, è impossibile. E invece sì. Tutti i dati dicono che l'evasione fiscale, che infatti è altissima in percentuale del PIL nel Mezzogiorno, è fatta da gente che vivacchia. Il PD, quando ha la vena populista pro Sud, infatti parla di evasione di necessità. Io non uso quel linguaggio, l'ho detto anche l'altro giorno a Padova, l'evasione di necessità è un ossimoro, è un insulto a chi di necessità lavora e non evade. Però, nel fare ragionamenti concreti, pragmatici, di cose che si possono fare, devo saper ragionare. Una fetta grande di evasione italiana è fatta di microimprese, di badanti, di venditori ambulanti, di contadini che vendono i loro prodotti, di massaggiatrici, di piccoli terapeuti, di meccanici, di baristi, di camerieri, di cuochi. È fatta di questo la grande maggioranza. Poi certo ci sono i grandi evasori, che infatti vengono perseguiti. C'è un tot di attività, vogliamo migliorarla? Assolutamente, assolutamente. Se i partiti di sinistra, in particolare non solo di destra, avessero avuto il coraggio, adesso che governano, per esempio come hanno governato, di cambiare la legislazione fiscale e farla somigliare, che so, a quella americana o quella tedesca, forse alcuni dei grandi evasori sarebbero in galera per davvero, Berlusconi stesso. Ma non venite a dirlo a me. Il punto è che se anche noi riuscissimo, con un cambio che è anzitutto legislativo, a beccare tutti i grandi evasori, ovvero chiunque evada e che abbia un reddito reale superiore, che so, ai 30.000, 40.000, ok? Anche se noi si riuscisse per un miracolo, perché poi vengo a spiegare perché è un miracolo e perché questa cosa dell'evasione fiscale deve finire, deve diventare una discussione razionale come lo è in tutti i paesi del mondo e non come questa favola cialtronesca. Se anche noi questi li beccassimo tutti, avremmo risolto niente. Probabilmente recupereremo 10 miliardi di gettito all'anno, non di più. E infatti, se voi guardate nei bilanci dello Stato, il recupero dell'evasione fiscale c'è tutti gli anni e apparentemente cresce sempre e non risolve nulla. Perché? Perché la stragrande maggioranza, ripeto, dell'evasione è fatta di gente che guadagna poco ed è soprattutto concentrata al centro-sud, vi piaccia o meno. È così e sfido chiunque a provarmi il contrario. Sono qua, lo sfido io, lo sfida chiunque sia un serio fiscalista, chiunque si occupa di questioni fiscali, da destra a sinistra, sa la verità. La balla populista sull'evasione fiscale, che eliminando la quale si risolverebbe tutto, è una balla. Questo non vuol dire che non sia un problema, ma è un problema diverso. Non è un problema economico, è un problema di giustizia sociale. Ridurre l'evasione fiscale in Italia non risolve i problemi economici di debito pubblico italiano, risolve un problema di ingiustizia, quella che io vivo sulla mia pelle e vedo da sempre. Sì, il gioielliere vicino di casa dichiarava un reddito minore di mio padre che lavorava a Porto Marghera, e questo lo riteniamo un'ingiustizia. Occorre avere la lucidità, l'intelligenza, che evidentemente alcuni non hanno, di separare i due problemi. I problemi di giustizia e di equità non sono immediatamente problemi di ordine macroeconomico, non risolvi i problemi del debito pubblico, eccetera, eccetera. Vanno separati e vanno discussi separatamente. Vi dirò di più. Un certo livello di evasione fiscale è endemico a società tutte, anche quelle comunistiche. Anche nella Cina comunista c'era l'evasione fiscale, anche nella Cina di Mao, perché di nascosto qualche contadino qualcosa produceva, se lo teneva. Qualche vacca ce l'aveva nascosta, qualche maiale, qualche coniglio ce l'aveva nascosto, capite? Se voi guardate i dati sull'evasione fiscale, vi guardate i paesi più virtuosi, e udite, udite, non sono la Svezia e gli Scandinavi, i paesi più virtuosi sono quelli anglosassoni, cioè l'Inghilterra, l'Australia e gli Stati Uniti in particolare, vedrete che se l'evasione fiscale più o meno stimata in percentuale al reddito italiano, cioè la quantità di reddito, non di tasse, se l'Italia ha un'evasione sul reddito, sul PIL,
a seconda delle stime, che poi questi numeri non sono costoro, altra osservazione, scusatemi, costoro questi clown al servizio del padrone, vengono e ti sparano i numeri. Comunque sono stime che si fanno, che fanno colleghi in mille maniere, stime complicate, approssimate, potrebbe essere che il numero vero è maggiore, potrebbe anche essere che è effettivamente minore. Non è ovvio, non è ovvio, capite? È vero che evade l'ortopedico, è vero che evade la dermatologa l'altro giorno, no? Ci ha provato. Ma è vero che evade anche il professore che fa le lezioni private in nero? Non sto puntando diti accusatori, sto dicendo che è un fenomeno endemico, capite? Migliaia di professori fanno lezioni private in nero. Migliaia di dipendenti che sanno fare gli idraulici in nero, fanno gli elettricisti in nero, fanno i muratori in nero, i pittori in nero. Migliaia di contadini evadono. Migliaia di commercianti evadono. Decine di migliaia. E di avvocati, piccoli e grandi. Anzi, più grandi sono, meno evadono. D'accordo? Rendiamoci conto di cos'è l'evasione fiscale. Non è questo mito che c'è Paperone e Paperoni che nasconde i miliardi. C'è anche quello, ma quello vale poco. Ed è soprattutto illusione, cioè la prova che il legislatore è un cialtrone, non sa nemmeno fare leggi fiscali che siano vincolanti. Ritorno al punto. Assumiamo, quindi, che queste stime siano corrette. L'evasione in Italia è di circa tra il 20 e il 25% del prodotto interno lordo, d'accordo? Bene, vi rivelo una cosa. Nel paese in cui il sistema fiscale è il più efficiente del mondo, in cui la dimensione media dell'impresa è alta a sufficienza a rendere molto difficile l'evasione fiscale, si stima comunque, cioè gli Stati Uniti d'America, si stima comunque che l'evasione fiscale sia fra il 10 e il 15. Quindi, se noi facessimo il miracolo di trasformare la nostra struttura industriale facendo sparire tutte le microimprese, tutto il piccolo lavoro, dalle badanti, eccetera, trasformandole in grandi imprese che non ne vanno. E se avessimo invece di quello schifo che è l'Agenzia delle Entrate, perché chiunque ne abbia a che fare sa che è uno schifo, io per primo, ho due o tre storie orrende da raccontare. Le uniche interazioni con l'Agenzia delle Entrate sono state un disastro per loro, che poi hanno perso pure, ma non importa. Anche se trasformassimo questa cosa nell'IRS, la roba più efficiente che io abbia mai incontrato in vita mia, un posto dove ti chiamano e ti dicono guardi che ci ha pagato troppe tasse, le dobbiamo $2,500 in più, lei ha calcolato male, mi è capitato più di una volta. E quando ti chiamano e dicono abbiamo un problema con le sue tasse, lo risolvi per telefono al computer in mezz'ora e si scusano di averti rotto le balle. Questo è l'IRS. Bene. Ecco, se noi diventassimo quella roba lì, ammesso che si facesse, signori, al più recupereremo un 10-12% del PIL di evaso, che sono comunque 150 miliardi, ok? E sono circa 30-40 miliardi di reddito, di gettito. Voi dite, sono tanti? Sì, sono tanti, ma non risolvono il problema. Non risolvono il problema. E questo è il punto. Non risolvono il problema. E creano un altro problema, che nel recuperarlo noi faremo sparire alcuni milioni di posti di lavoro, e qui viene il punto vero del mio argomento. Perché capite? Riuscire a fare quell'operazione lì vuol dire trasformare la struttura industriale italiana, dove struttura industriale non vuol dire le fabbriche, vuol dire l'insieme di lavori che milioni, 23 quanti sono, 22 milioni di occupati oggi fanno. Vuol dire non vedere più il piccolo meccanico, non vedere più il piccolo fruttivendolo, non vedere più il piccolo ortopedico, dentista, odontotecnico, eccetera, eccetera, eccetera. Perché costoro sopravvivono e fanno quelle cose perché evadono. Quindi nel momento in cui riuscite a fare quell'operazione lì, non solo, come dice Gian Maria Rizzi, ottimo commento, dovreste investire quantità enormi sulla polizia fiscale, ma eliminereste probabilmente una fetta di PIL ben maggiore a quella che recuperate. La risposta all'evasione fiscale non è la repressione fiscale, non è l'ideologia, non è la guerra, come dire, per bande, non è l'apologia del dipendente pubblico che poi evade anche lui perché fa i lavori in nero, d'accordo? È una politica seria di crescita della dimensione dell'impresa, di efficientamento dell'amministrazione pubblica e della crescita di produttività dell'impresa. Allora sì, elimini l'evasione fiscale. Perché?
perché come nella storia che racconto sempre del mio amico cuoco triestino che a Trieste non poteva crescere ed evadeva continuamente, trasferitosi a Chicago è cresciuto, ha messo su 4, 5, 6 ristoranti, non evade più una lira, perché non gli conviene, perché non ha tempo, perché è troppo occupato a gestire i ristoranti che funzionano. Sono le serie, i non cialtroni, quelli che si guadagnano la vita facendo, producendo valore aggiunto e non vendendo balle su Repubblica, sui giornali, sull'Unità, sul Cuore. Queste cose le sanno. Ed è tempo e ora che ai cialtroni che continuano a ripetere scemenze convincendo il popolo che la soluzione è facile, glielo si dica in faccia. Siete dei mentitori. Siete dei mentitori.